È stato presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pescara l'Archivio Sportivo Nazionale, un'opera unica che punta a valorizzare il patrimonio culturale e sportivo della città con una raccolta unica e da collezionare. Il primo esemplare è stato donato alla città di Pescara, alla presenza delle autorità e delle personalità del mondo dello sport e dell'arte. Un raccoglitore d'emozione unico, dunque, ideato da Luxury Art, volto ad esaltare i valori più profondi dello sport. Così ai nostri microfoni il presidente del Pescara Calcio, Sebastiani. Presidente, il Pescara Calcio aderisce, è la prima società che aderisce a questo grande progetto, parliamo dell'archivio storico sportivo. Sì, un archivio storico sportivo che racconta, nel caso del Pescara, un'annualità, quindi la prima promozione in Serie A della mia gestione, e poi speriamo che nel futuro si possano raccontare altre cose belle. Ed è un archivio che unisce la cultura, lo sport e anche la solidarietà, perché una parte del ricavato di questo progetto andrà a favore della casa che accoglie i genitori dei bambini prematuri. Ecco, quali saranno i possibili sviluppi futuri di questo progetto che, diciamo, è all'inizio, ma ha un orizzonte ampio? Sì, ma basta guardare come è fatto questo progetto e soprattutto la realizzazione per capire che non è il solito libro, non è la solita cosa che magari rimane lì per qualche giorno e poi la butti da qualche parte. È un qualcosa di veramente fatto bene, fatto da un artista, per cui diventa anche un orgoglio averne uno in casa. Com'è nata questa idea di creare quest'opera così importante per non solo il Pescara Calcio, ma per questo grande progetto? È nata per via della mancanza di un archivio sportivo, non esiste, e l'esigenza era di portare a rango di arte lo sport. L'idea si sviluppa proprio in un cofanetto sportivo con un brand che si chiama Archivio Sportivo Nazionale. Ecco, in cosa consiste? Nella raccolta storica del passato delle squadre di calcio che ho visto studiandole è avvincente, a dir poco.